Ciao bambini, oggi conosceremo l'Homo erectus. Eccolo qua, lo hanno chiamato così perché camminava in posizione eretta, proprio come noi. Visse circa 1,5 milioni di anni fa, sempre in Africa, ma sono state ritrovate tracce anche in Europa e in Asia. Quindi era nomade, cioè si spostava per trovare cibo. Era alto, robusto, aveva il cervello più sviluppato dell'Homo habilis, il viso ampio e i denti grandi e forti. Era molto esperto nel lavorare la pietra, sfregiava la selce su entrambi i lati fino a darle una forma come una mandorla. Otteneva così l'amigdala. Il fuoco fu sicuramente la scoperta più importante di questi ominidi. Con il fuoco potevano cuocere cibi, riscaldarsi, tenere lontani gli animali feroci, illuminare il buio della notte, utilizzarlo come strumento di caccia. Gli uomini cacciavano e costruivano armi, le donne raccoglievano bacche, frutti e radici, mangiavano carne e verdura. Iniziarono a cercare riparo in capanna, si coprivano con le pelle degli animali e il linguaggio si evolse, riuscivano a comunicare con semplici suoni. Ciao bambini!